Eccoci qui, buonasera amici di Vice99 Fishing, tutorial di pesca con Ferruccio Gabba che è già in collegamento con noi in live streaming. Eccolo qui Ferruccio, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Ferruccio, allora partiamo subito con la sigla perché abbiamo questa live dedicata alla Ruba Sien e quindi torniamo subito in studio con Ferruccio Gabba in diretta su Vice99 Fishing. Eccoci qui Ferruccio, ben trovato. Allora, seconda puntata di questa live tutorial sulla Ruba Sien. Ti chiedo innanzitutto, in questa prima live noi abbiamo avuto tanti argomenti, ecco, se vuoi fare così anche un po' una sorta di riepilogo delle... Sì, abbiamo spaziato su tanti campi. Abbiamo parlato dell'utilizzo di questo attrezzo e di quali possono essere le applicazioni di questa canna, e abbiamo parlato proprio delle basi nella prima puntata. E adesso proviamo ad andare un po' più nello specifico. Eccolo qui, infatti stiamo vedendo la locandina che dice appunto concetti di base e attrezzature, mentre invece in questa di oggi azioni di pesca, lenze e pasturazione, caro Ferruccio, che credo che sia alla base proprio anche in ordine cronologico, quindi ti lascio la parola. Sì, direi di sì, perché già è un concetto che abbiamo espresso già nella prima puntata. Cioè, la pesca della Ruba Sien non ti permette di spaziare troppo come azione di pesca, quindi cioè, la pasturazione diventa la cosa principale per attirare i pesci nel tuo luogo dove vuoi calare appunto la lenza. Cioè, quindi diciamo che la pasturazione, secondo me, è il concetto principale che bisogna comunque curare quando si pesca con la Ruba Sien. Certo. Qual è l'accorgimento principale prima di iniziare tutto il discorso? Cioè, nella pasturazione qual è cosa che fa la differenza tra poco esperto e quello esperto? Guarda, secondo me, come abbiamo già espresso anche nella prima puntata, il concetto è che intanto devi capire il tipo di pesce che vai ad insidiare, principalmente, perché ogni pesce ha le proprie abitudini e di conseguenza va pasturato, cioè va attirato nel modo che più è congeniale per quel tipo di pesce che noi vogliamo insidiare. E poi sicuramente dobbiamo valutare la stagione in cui andiamo ad insidiare il pesce, cioè quindi se è inverno, se è estate, la temperatura dell'acqua, cioè se ci sono anche dei periodi particolari durante l'anno, cioè i periodi di frega, dove il pesce magari si ciba in un modo diverso che in un altro. Quindi innanzitutto dobbiamo valutare in che contesto ci troviamo, a livello Ti fermo un attimo, per questo periodo qui, primavera, inizio estate. Sì. Com'è la situazione? Allora, guarda, innanzitutto va valutato il fatto che comunque è vero che abbiamo una temperatura, chiamiamola dell'aria, che è già abbastanza elevata, però veniamo dall'inverno, per cui la temperatura dell'acqua invece, non ti dico che sia nel periodo più freddo dell'anno, perché sicuramente il periodo più freddo è l'inverno, però non è neanche il più caldo. Cioè, quindi in questo periodo il pesce comincia a muoversi, comincia a cibarsi, comincia ad aver bisogno di cibarsi, di mangiare, ma non è ancora nel pieno dell'attività come è invece in estate, nell'estate piena, cioè luglio, agosto, settembre e anche ottobre, perché anche ad ottobre comunque la temperatura dell'acqua rimane sempre abbastanza elevata. Okay. Di conseguenza, quando ci approcciamo al nostro posto di pesca, dobbiamo considerare che il pesce comunque comincia a muoversi, comincia ad essere attivo, ma non ha ancora bisogno delle quantità di pasturazione, di quantità di esche o di pastura che noi potremmo utilizzare in piena estate. Cioè, quindi va valutato
differenti tipi di esche, ma sicuramente la quantità, le quantità di esche che noi andiamo a utilizzare sono ancora inferiori rispetto a quelle che potremmo utilizzare d'estate. Faccio un esempio. Se noi consideriamo che la nostra esca principale in questo momento potrebbe essere il bigattino, perché comunque le esche come il bigattino è un'esca che il pesce che attira il pesce soprattutto in questi periodi quando l'acqua non è ancora eccessivamente calda, non ne abbiamo bisogno comunque di quantità esagerate. Cioè, intendo esagerate, intendo i 2 kg, 3 kg di bigattini. Cioè, io credo che adesso una pescata si possa fare una pescata di 3-4 ore, sia pescando dei cavedani che ancora peggio, tra virgolette, pescando dei carassi o delle carpe, possa essere fatta utilizzando anche solo 200-300 grammi di bigattini. Ma faccio un esempio, se vuoi faccio un esempio. Stiamo parlando di acque libere o commerciali? No, adesso sto parlando principalmente di acque libere. Ok, perché poi vorrei chiederti delle acque commerciali il paragone. Dopo. Sì, diciamo che il paragone è molto simile. Diciamo che nelle acque commerciali, se vuoi possiamo già puntualizzarla, sì, okay. Diciamo che nelle acque commerciali, secondo me questo è il periodo in cui principalmente, soprattutto le carpe, vengono attirate dalle esche tipo il mais. Cioè mais, canapa, se si può utilizzare in certe acque commerciali, più che esche, diciamo così, vive. Perché ci sono, cominciano a esserci, adesso dipende sempre dal luogo in cui si va, ci sono acque commerciali in cui, ad esempio, io sono stato proprio questo fine settimana a pescare in un carpodromo, dove oltre alle carpe erano presenti anche una discreta quantità di pesci gattini, cioè pesci gatti piccoli che volevano evitati, pseudorasbore, quei pesciolini molto piccoli che assomigliano a delle alborelle, che anche questi vengono attirati in questo momento dalle esche vive. Cioè, quindi utilizzando ad esempio i bigattini avevamo il problema che avevamo attirato tanti pesciolini piccoli, mentre pasturando esclusivamente con il mais siamo riusciti a catturare delle carpe. Quindi meglio le granaglie? Sì, sicuramente in questo periodo molto meglio le granaglie. Però il concetto di base è che adesso, secondo me, quello che dobbiamo valutare principalmente è il quantitativo. Cioè il quantitativo di esche che in questo momento si possono catturare, a mio parere, notevoli quantità di pesce, anche nelle acque commerciali, cioè magari perché in questo momento si possono già catturare anche dei 30-40 kg nell'arco delle 3 ore, però utilizzando sempre una quantità, faccio un esempio pratico, massimo i 2 barattoli di mais, cioè nell'arco delle 3 ore, cioè non ne serve dei quantitativi esagerati, ma anche meno. Cioè anche esagerando, che succede, Ferruccio? Ma esagerando, diciamo che il pesce si può spaventare, si può stancare, si può riempire. Cioè credo che, cioè, esagerando il risultato lo andiamo a peggiorarlo. Cioè il pesce, cioè, quando noi dobbiamo cercare di calcolare esattamente la quantità di esche che il pesce riesce a mangiare durante la pasturazione. Cioè non si devono fermare, non deve rimanere delle esche sul fondo che il pesce di cui il pesce non si sia cibato. Perché loro, no. Secondo me, se rimangono delle esche vive o comunque delle granaglie sul fondo di cui il pesce non si è cibato nel giro di poco tempo, potrebbe essere un diciamo così deleterio, perché potrebbe spaventare gli altri pesci che vedono tutto questo cibo, che potrebbe metterli in allarme, a mio parere. Ma la pasturazione abbinata al tipo di esca che uso è un legame che deve essere preso in considerazione, però. Sicuramente, senza ombra di dubbio. Cioè, noi, ma lì poi è tutto un collegamento, cioè cioè una valutazione che va fatta a 360 gradi. Cioè, il tipo di pasturazione è in relazione al tipo di esca che usi, al tipo di lenza. Ovviamente. Esattamente, alla profondità, cioè diciamo così, sì, chiaramente se devi pescare a galla, se devi pescare sul fondo, se devi pescare a sfiorare il fondo, se devi pescare appoggiato. Al tipo di specie ittica? Il tipo di specie ittica, prima di tutto. Ovviamente. E comunque è tutto in relazione, cioè diciamo che da un'azione corrisponde una reazione, cioè quindi cioè, non possiamo, cioè, faccio un esempio assurdo, cioè non possiamo
pasturare con, fiondando dei bigattini come per pescare a galla e poi pescare sul fondo con il mais. Cioè, certo. È proprio la, la cosa più assurda che possiamo fare. Cioè, quindi già, è tutta una cosa in relazione. Se vuoi possiamo entrare già più anche nello specifico. Dimmi tu se preferisci. Dimmi, no, no, sì, sì, vai, vai. E se vogliamo parlare di acque commerciali o di acque libere. Cioè, non so. Parliamo di tutte e due, cerchiamo di fare un confronto. Ma allora, guarda, parlando di acque libere, allora, intanto dobbiamo decidere che tipo di pesce andiamo a insediare. Se andiamo a insediare un carasso, se andiamo a insediare una carpa, se andiamo a insediare un cavedano, quindi già lì la nostra, diciamo così, il nostro raggio di azione cominciamo a prendere delle strade ben precise. Una direzione, certo. Parliamo di carassi, ad esempio. Okay. Cioè, i carassi in questo momento, in acque libere, vanno pescati, diciamo, adesso mettiamo dei punti, non ti dico dei punti fermi, però insomma dei punti generali. Allora, sì, guarda, dei capisaldi. Mm-hmm. Esatto. Nel 99% dei casi i carassi in questo momento vanno pescati con della pastura, sì, che però non va diciamo così, scodellata in questo caso, perché adesso noi parliamo di rubasien, quindi si parla anche di scodella, di cupping kit. Mm-hmm. Non va scodellata esattamente nel punto in dove pescherai col galleggiante, ma va sicuramente scodellata minimo quei 40-50 centimetri più corto rispetto all'azione di pesca. Mm-hmm. Mentre dove effettuerai l'azione di pesca andrà scodellato delle piccolissime quantità di bigattini. Mm-hmm. Perché questi ci permetteranno sicuramente di aumentare la taglia. Però senza esagerare come quantità. Io credo che in un'azione, in una pescata di 3 ore, in un posto dove tu puoi catturare anche 4, 5, 6 kg di carassi, di taglia media, diciamo dai 70, 80 grammi ai 200 grammi, perché dobbiamo fare delle distinzioni ben precise. Quando hai utilizzato 200 grammi di bigattini è il massimo che tu puoi utilizzare. Ok. Questo per i carassi. Questo per i carassi. Per le carpe, sempre in acque libere, diciamo che allora, in questo periodo, diciamo così, dell'anno, come stagione, secondo il mio parere, la pastura diventa veramente poco importante per le carpe. Cioè, okay. Le carpe in questo momento, quando l'acqua non è ancora eccessivamente calda, mangiano o i bigattini o il mais. Cioè, quindi se vogliamo indirizzare la nostra pescata principalmente sulle pesche della carpa, allora se abbiamo anche del disturbo, intendo disturbo, abbiamo anche degli altri pesci piccoli che potrebbero disturbare la nostra azione di pesca, sicuramente va impostata una pescata principalmente a mais, cioè utilizzando anche come pasturazione solo del mais e innescando il mais. Se invece non abbiamo disturbo di pesci piccoli, cioè non abbiamo disturbo tra virgolette di carassi, di non lo so, di alparelle, di altri pesci, possiamo anche valutare il discorso del bigattino, che in questo caso potrebbe essere sicuramente meglio incollato, che anche lì però dopo dobbiamo andare a valutare le condizioni della profondità ed eventualmente della velocità dell'acqua dove noi andiamo a pescare. Ok. Cioè che sicuramente se peschiamo in acqua ferma, il bigattino andrà incollato con poca ghiaia e addirittura anche senza ghiaia. Faccio un esempio, io sono stato a pescare in un canale giovedì scorso, ho fatto una pescata, una gara, c'era una gara di prova perché in un canale vicino a Bologna dove è stato fatto il provinciale di Bologna ieri esattamente. Sì. Sono andato a fare questa garetta per pescare, per passare la giornata e per stare in compagnia con i miei amici. È un canale dove abbiamo una profondità bassissima, intorno all'ordine di 1,20 m, 1,30 m d'acqua al massimo. Il fondale è abbastanza morbido, quindi faccio questo esempio per far capire quante sono le variabili, le cose che uno deve valutare quando si avvicina a un posto, diciamo così, a un posto di pesca. Cioè questo canale ha poca profondità,
il fondale abbastanza soffice, cioè un fondale melmoso, presenza di pesci di taglia notevole, in questo caso ci sono carpe, carassi grossi, carassi anche dell'ordine di 600-700 grammi, e qualche brem, che però chiaramente vanno pescate col brigatino perché è vietato l'utilizzo del fuile del verde vasto. Quindi pesci grossi, quindi molto sospettosi, cioè che comunque l'eccessiva quantità di esca potrebbe insospettirli ulteriormente. In un posto come questo io il mio approccio è stato come quello che avevo detto prima. Ho scodellato della pastura 50 cm più corta, pastura molto 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 bagnata, quasi okay. che quasi che l'acqua fosse in eccesso, senza fare la pallina, senza stringerla, mettendo la pastura, questa pastura molto molto bagnata all'interno della scodella, in modo che facesse un alone, una macchia, che si facesse un tappeto sul fondo, però più corto rispetto alla mia azione di pesca. E dove pescavo, gli scodellavo delle palline microscopiche, palline fatte proprio con tre dita, magari di 15-20 brigatini alla volta, cioè senza ghiaia, in modo che quando arrivavano sul fondo questi pochi brigatini erano già quasi aperti. Okay. In questo modo ho catturato diversi pesci, ho preso una carpa, ho preso 4-5 brem, ho preso dei bei carassi, e proprio perché diciamo che in questo momento ho valutato che non servisse un'eccessiva quantità di esche, e anzi il pesce non doveva essere insospettito principalmente. Ok, questo per carassi e carpe. Sì. C'è una differenza enorme quando tu imposti una linea, una strategia, e poi magari vedi che non c'è risposta per quella specie ittica, sì, e cambiare in corsa diventa poi necessario. Ma guarda, allora, infatti anche il concetto di dire non utilizziamo una quantità eccessiva di esche, proprio perché il fatto che tu parta molto moderato come pasturazione, come quantitativo, ti permette di cambiare anche in corsa, proprio quando tu non conosci esattamente le caratteristiche del tuo posto di pesca. Cioè dici, nel dubbio intanto io mi tengo sul tranquillo. Sicuramente. E poi vediamo quello che succede. E poi comunque a non esagerare ci prendi sempre. Mm. A non esagerare, diciamo che nel 99% dei casi diciamo che è l'approccio migliore, perché appunto ti permette di modificare la tua azione di pesca nel caso che non ti risponda come pensavi, no? Certo. E anche il fatto di non buttare la pastura subito esattamente dove pensi nel posto dove peschi, è perché spesso, cioè comunque la pastura in sé intesa come sfarinato, comunque ti altera le caratteristiche anche del fondale. Cioè, il fatto di pasturare con uno sfarinato che si appoggia sul fondo, se per caso non è diciamo così la tattica giusta, tante volte è dannosa. Il pesce si impaurisce talmente tanto che comunque fa fatica a entrare, cioè è più difficile che si spaventi se pasturando con dei bigattini o con del mais, perché il bigattino e il mais, bene o male, sono delle esche che il pesce comunque lo trova anche in natura, cioè lo può trovare tranquillo, è un'esca viva, un'esca che ci... Invece già il fatto di avere uno sfarinato sul fondo è comunque qualcosa che il pesce lo può insospettire. Un elemento che può disturbare. Sì, quindi, cioè, quindi di conseguenza, se durante la tua azione di pesca ti accorgi che questo tuo approccio non è l'approccio ideale, puoi provare anche a fare delle palline di pastura, in questo caso, e scodellarle esattamente nel punto in cui pensi di pescare. Diciamo però che va fatto sempre in un secondo momento, perché certo, a tornare indietro non riesci più. Invece così facendo ti rimane una finestra più ampia di possibilità. Senti, la valutazione dell'incollare il bigattino è frutto solo di una presa di coscienza del tuo spot di pesca a livello di profondità, eccetera? Guarda, o ci sono delle varianti anche? No, ci sono delle varianti anche lì, cioè dipende sempre dal tipo di pesce che vai a insidiare, dipende
se allora poi va valutato anche se in base al periodo dell'anno cioè il pesce ti mangia appoggiato con l'esca appoggiata sul fondo o a volte ti mangia anche nella fase di calata dell'esca, no? Cioè allora anche qui va abbinato la meccanica della pastorazione con diciamo l'abitudine che ha il pesce in quel preciso istante di alimentarsi. Se il pesce chiaramente ti mangia, che poi dopo va valutato tante cose, cioè, parlando proprio anche di... cioè, si diventa difficile da spiegare perché, cioè, ad esempio, cioè, se tu devi fare una gara, perché di gare si sta parlando, no? di agonismo si sta parlando principalmente con la Roubaixière, certo. Cioè, se tu hai la necessità anche di comunque di fare la taglia, così si dice, del pesce, no? di prendere il pesce di taglia maggiore rispetto agli altri, cioè parlando ad esempio di palline, di bigattini incollate e parlando in questo caso sempre di carassi, cioè è facile che se tu utilizzi le palline incollandole poco, che si aprono abbastanza velocemente nella fase discendente, tu potresti avere anche un maggior numero di pesci di abboccate, di affondate, di mangiate, ne puoi vedere anche di più. Però se per caso la taglia media di questi pesci che tu hai attirato sono 30-40 grammi, non ti fa ottenere il piazzamento come invece potresti ottenere se tu catturassi dei pesci da 200 grammi. Di conseguenza, tante volte conviene, per cercare la taglia, incollare maggiormente i bigattini utilizzando anche più ghiaia. Faccio l'esempio del cavolama. Io, sai, ti parlo poi sempre di campi di gara che ho io qua al nord Italia, quindi mi viene anche più facile parlarne. No? Se vogliamo fare l'esempio del cavolama, cioè se tu in cavolama utilizzi dei bigattini incollati poco o con poca ghiaia, rischi di avere tanto pesce sotto, ma pesce di taglia piccola, che alla fine è più dannoso che altro. Cioè invece magari se tu incolli molto di più i bigattini, cioè io tante volte incollo 300 grammi di bigattini con 500 grammi di colla, cioè che diventa proprio praticamente più colla che bigattini, cioè proprio che rimane la palla intera, ma anche magari per mezz'ora. Sì. Che sembra quasi assurdo, perché se uno non l'ha visto, non l'ha vissuto, sembra assurdo che un pesce possa essere attirato da una pallina di bigattini che rimane intera anche per mezz'ora. Invece è proprio così, ti permette di catturare quei carassi più belli, più con di taglia più grossa, che sono quelli che alla fine ti fanno la differenza. C'è una domanda che ti chiede: al contrario, se uno invece pastura con i bigattini e pesca con il mais, che succede? Diciamo che a volte può capitare che puoi pasturare anche con i bigattini innescando il mais, sempre per il discorso di fare la taglia, cioè di pescare dei pesci di taglia maggiore rispetto a quelli che potresti pescare innescando magari il bigattino. Oppure perché magari hai anche del disturbo, chiamiamolo disturbo, magari puoi avere delle alborelle, puoi avere dei carassi piccoli, puoi avere delle scardolette che ti aggrediscono magari il bigattino nella fase discendente, quando invece pescando col mais riesci ad arrivare a pescare sul fondo dove ci sono magari pesci più importanti. No, questo può capitare sicuramente. Anche invece abbiamo parlato dell'abbinamento tra la pasturazione e le lenze, perché è tutto legato. Vogliamo iniziare anche un po' a introdurre il discorso delle lenze? Allora, guarda, il discorso della lenza è tutto in relazione sempre alla pasturazione e al tipo di pesce che va a insediare. Allora, diciamo che come punto di partenza per costruire una lenza va valutato il fatto che se tu devi pescare appoggiato sul fondo, a filo fondo, come si dice, cioè con l'esca che sfiora il fondo, o addirittura staccato a galla. Allora, come base di partenza, diciamo che se noi ci accorgiamo che la nostra pesca principalmente viene fatta appoggiando l'esca sul fondo e l'esca deve stare ferma sul fondo, la lenza andrà fatta sicuramente un po' più aperta. Intendo la distanza dal pallino che mettiamo vicino all'asola all'ultimo piombo, che può essere o possono essere solo piombi o possono essere anche un pallettoncino o una torpilla.
Però sicuramente va fatta una lenza più aperta. Aperta intendo, anche lì bisogna valutare sempre se peschiamo dei carassi, se peschiamo dei cavedani. Aperta intendo minimo parlo 40-50 centimetri, per arrivare anche a 60-70-80 centimetri se peschiamo magari dei cavedani. E in questo caso sicuramente i pallini da utilizzare, i primi pallini, intendo quelli più verso l'asola, saranno pallini molto più piccoli, se noi dobbiamo appoggiare molto la lenza sul fondo, perché il pallino piccolo ti permette di gestire meglio la lenza, di farla stendere meglio sul fondo, perché il concetto è sempre che la lenza deve rimanere stesa sul fondo e tu devi essere in linea diretta tra il galleggiante e l'esca per vedere meglio la mangiata. Di conseguenza dovremmo utilizzare dei pallini piccoli, piccoli intendo anche del 12, pallini del 12, ma partiamo con un 12 per poi passare magari a un 11, a un 10 e arrivare in base alla grammatura del galleggiante. Dopo lì dipende con quanti rami peschiamo. Mentre parlavi mi viene a mente che noi non abbiamo citato le condizioni del tempo, del meteo, perché se stiamo in un carpodromo dove l'acqua è statica, eccetera, è un conto. Siamo in acque laterali, bisogna tenere conto della corrente, del vento. Sì, ma infatti guarda, cioè forse non lo so, forse conviene magari che parlare forse di un posto ben preciso, non so, perché sai così. No, ma tanto guarda, il tutorial è generico, quindi facciamo bene a affrontare più argomenti, anzi è proprio questo la peculiarità, cercare di essere un po' pronti a tutto. Comunque, però adesso finiamo il discorso delle lenze inteso come base di partenza. Lenza per appoggiare sul fondo deve essere fatta con dei pallini molto più piccoli rispetto a una lenza che utilizzi per pescare con l'esca a filo del fondo. Poi, e va fatta anche più aperta come distribuzione dei pallini. Mentre se noi peschiamo con una lenza per cui abbiamo la necessità di avere l'esca a filo del fondo, cioè o che appoggia al massimo sul fondo quei 2-3 centimetri, sicuramente utilizzeremo un finale più corto, un finale che potrebbe essere anche 15 centimetri, parlando di acque commerciali, anche 10, cioè proprio un finalino molto corto, perché se noi abbiamo la necessità di avere la lenza esattamente in verticale. Okay. E utilizzeremo dei pallini molto più grossi. Faccio un esempio su un galleggiante, se parliamo di acque commerciali dove l'acqua è ferma e peschiamo con un galleggiante, facciamo un mezzo grammo, 0,50-0,70, utilizzeremo dei pallini anche del 9, anche dell'8, perché la lenza deve pescare esattamente in verticale. Okay. Per poter vedere la mangiata e per avere maggiori possibilità di non sbagliare la mangiata. Perché se noi, quando noi peschiamo con l'esca a filo del fondo, la lenza deve stare in verticale il più possibile e il pesce deve sentire il meno possibile la trazione del galleggiante. Cioè, quindi se la lenza deve stare in verticale e deve stare in pesca da sola. Cioè, deve stare in pesca da sola il più possibile. Certo. Se invece dobbiamo fare una lenza per pescare a galla, cioè a mezz'acqua o galla, la lenza da utilizzare in questi casi è una lenza con dei pallini, tutti per quanto mi riguarda, cioè diciamo la lenza classica, poi anche qui ci sono tutte le varianti del caso, pescando a galla diciamo a una profondità di un metro e venti, cioè io parlo adesso di galla, di una pesca galla in questo periodo, che non è ancora proprio una galla, una pesca galla nei primi 30 centimetri di fondo, ma adesso possiamo catturare qualche pesce a galla a mezz'acqua, inteso in acque commerciali dove abbiamo magari dai 2 ai 3 metri di fondo e peschiamo con un metro. Certo. La lenza deve essere fatta con dei pallini tutti uguali, tutti della stessa misura e tutti la stessa distanza. E non deve essere nemmeno troppo aperta. Deve essere una lenza massimo di 25-30 centimetri, massimo. Proprio per avere la possibilità di vedere la mangiata in qualsiasi fase di discesa della lenza, sia nella fase appunto di discesa che nella fase in cui la lenza è già in pesca. E il finale deve essere un finale molto corto, anche in questo caso. Cioè un finale massimo 20 centimetri. Ah, ok,
Sì, e deve essere fatta con dei pallini tutti uguali, tutti alla stessa distanza, in modo che la lenza quando cala, non ha non si creano degli angoli morti. Cioè, nel senso che se tu hai questa lenza fatta tutta con dei pallini tutti uguali, tutti alla stessa distanza, questa lenza ti cala esattamente in verticale, in orizzontale, e diciamo che tu sei sempre a contatto tra il galleggiante e l'amo, sei sempre in linea diretta. Se invece tu hai una lenza che ha, magari non è fatta in questo modo, ma ha più peso, non è, diciamo così, non è simmetrica, cioè potresti avere la lenza che cala più velocemente da una parte e più lentamente dall'altra. Quindi, cioè, tu hai la lenza che è sbilanciata, e di conseguenza, cioè, se il pesce ti mangia, ti aggredisce l'esca in quel momento, rischi che abbia la possibilità di sputarla e tu non vedi niente. Cioè, se invece tu hai la lenza sempre in linea diretta, anche il minimo attacco del pesce, tu il galleggiante te lo segnala. Senti, ma questo discorso delle lenze è abbinato ovviamente anche alla scelta del galleggiante. Certo, sicuramente. Guarda, allora, diciamo che se tu devi pescare sul fondo molto appoggiato, parlando sempre di innescando il bigattino, dovresti utilizzare un galleggiante che ha un'antenna di diametro. Allora, per me la differenza tra un galleggiante e un altro principalmente è nel diametro dell'antenna. Chiaramente, parlando sempre di un galleggiante con una forma appropriata al tipo di pesca che andiamo a fare. Cioè, è chiaro che se peschiamo in acqua corrente e dobbiamo trattenere il galleggiante, è chiaro che dobbiamo utilizzare o un galleggiante a pallina o molto, molto raccolto, un uovo molto raccolto, o addirittura una vela. E in questo caso, parlando di acqua corrente, chiamiamola così, anche il diametro dell'antenna non deve essere un'antenna eccessivamente grossa come diametro. Cioè, io, parlando anche di millimetri, possiamo utilizzare tranquillamente un'antenna da un millimetro, un millimetro e due, parlando di galleggianti nell'ordine massimo di un grammo. Chiaro che se aumentiamo come la grammatura, l'antenna può essere anche un'antenna da un millimetro e mezzo. Ok. Questo per pescare appoggiato sul fondo, perché comunque riesci anche a posizionarti meglio, a posizionare meglio il galleggiante in relazione appunto alla posizione della lenza stessa. Ok. Se invece peschiamo in acqua ferma e abbiamo la necessità di non appoggiare sul fondo, ma di pescare, diciamo, con l'esca che sfiora il fondo, io credo che si debba utilizzare un'antenna di diametro superiore. Perché comunque possiamo arrivare anche a utilizzare un'antenna da un millimetro e mezzo, un millimetro e otto, e tarandola proprio allo spasimo, cioè in modo che rimanga proprio tarata, che si nota proprio solo la punta dell'antenna. Perché in questo caso, quando noi peschiamo con l'esca che sfiora il fondo, cioè in questo caso il pesce, nel momento in cui ti aggredisce l'esca, diciamo che è sempre una mangiata molto veloce, e quasi il pesce si deve agganciare quasi da solo. Cioè, quando lui aggredisce l'esca che aspira la tua esca con l'amo, diciamo che si deve quasi agganciare da solo, quindi ti serve un'antenna molto stabile, e comunque la mangiata è una mangiata molto veloce. A differenza della pesca invece che fai quando appoggi molto sul fondo, che spesso lì è meglio che utilizzi un'antenna più diametro, più sottile, un po' più sensibile, che ti permette anche di capire il momento in cui il pesce sta aggredendo la tua esca e ti ritarda quell'attimo la ferrata, in modo che lui abbia la possibilità di ingoiarlo e che sia più difficile sbagliare la mangiata. Certo. E quindi il galleggiante per pescare appoggiato, per me, deve avere l'antenna più sottile. Il galleggiante per pescare a filo fondo deve averla di diametro maggiore. Perfetto. Ancora superiore deve essere il diametro della lenza, cioè del galleggiante, che utilizzi quando peschi a galla. Perché superiore, ancora sì. Deve essere ancora più grossa l'antenna, perché per farti pescare bene il galleggiante. Proprio perché il galleggiante deve essere molto molto stabile. La sensibilità in questo caso non serve a niente, perché praticamente quando il pesce ti aggredisce l'esca a galla, cioè a mezz'acqua, tante volte, quello come dico, mi piace dire, cioè è il pesce che ti ha preso a te, ma non è il contrario,
perché tu non hai il tempo di reazione per arrivare su una mangiata di un pesce a galla, ma quindi deve quasi agganciarsi da solo. Cioè, di conseguenza il fatto anche di avere un'antenna di diametro superiore e anche meno sensibile, quindi più duro, cioè il galleggiante da far affondare, tante volte ti aiuta al fatto che il pesce rimanga agganciato da solo, autoferrato quasi, prima che tu abbia ferrato. Quasi in autoferrata, sì. Sì, sì, diciamo che si aggancia quasi da solo. Ferruccio, stanno arrivando le prime domande. Bene. In realtà già da tempo, però aspettavo di carburare un po', no? Di far avviare un po' questa bella live su Vice99 Fishing con Ferruccio Gabba, che ringrazio, veramente una persona squisita anche a livello personale, lo dico pubblicamente. Allora, consiglio tecnico sull'utilizzo di galleggiante con deriva in ferro, antenna in fibra, o deriva in carbonio e antenna in fibra in condizioni di pesca in canale? Sì. Ma guarda, allora, diciamo che qua possiamo parlare anche dei galleggianti in relazione appunto... Cioè il galleggiante, parlando del galleggiante inteso come appunto derive o antenne, materiale in cui è costruito la deriva di antenne, anche in relazione al tipo di pesca che andiamo a fare. Allora, il galleggiante con la deriva in ferro intanto sicuramente è molto più stabile di un galleggiante con la deriva in carbonio. Cioè stabile intendo più verticale, cioè che rimane più verticale possibile. Okay. Esatto, quindi di conseguenza, secondo me, il galleggiante con la deriva in ferro potrebbe essere molto più interessante quando andiamo a pescare, peschiamo appoggiato sul fondo e dobbiamo tenere l'esca più ferma possibile. Okay. Cioè, quando invece mangia l'esca da ferma sul fondo, sicuramente l'antenna in ferro ci aiuta, perché appunto riusciamo a mantenere il galleggiante in posizione migliore, diciamo così, rispetto a un galleggiante con la deriva in carbonio che invece tende un pochino ad essere meno stabile. E la deriva in carbonio però diventa interessante quando peschiamo, appunto come dicevo prima, con l'esca vicina al fondo, ma non appoggiata, e soprattutto diventa interessante quando abbiamo una pesca più in velocità rispetto a una pesca più statica, perché diciamo che con la Rubagen non è semplice allungare la canna e utilizzare un galleggiante con la deriva in acciaio se non siamo molto abbastanza o comunque abbastanza esperti, evitare che il galleggiante si possa intrecciare su se stesso, si possa arrotolare su se stesso, perché comunque la deriva in acciaio, avendo un peso discreto, il galleggiante te lo fa, diciamo così, dondolare di più rispetto a un galleggiante con la deriva in carbonio. Mentre diventa il galleggiante con la deriva in carbonio diventa più interessante quando abbiamo una pesca più in velocità di pesce e di pesce più piccolo. Sempre in relazione al materiale con cui è costruita la deriva, abbiamo anche il materiale dell'antenna. Cioè, se noi utilizziamo la deriva in acciaio, potremmo o possiamo, non è obbligatorio, ma possiamo utilizzare anche un'antenna in fibra che non ha problemi di bilanciatura in questo caso. Oppure possiamo utilizzare anche un galleggiante che ha un'antenna cava rinforzata da un pezzettino di fibra di vetro, sempre per dare più robustezza al galleggiante. Mentre se utilizziamo un galleggiante con deriva in carbonio, diciamo che l'antenna in fibra diventa un pochino più difficile. Cioè il galleggiante con la deriva in carbonio e l'antenna in fibra è un galleggiante che spesso, se la deriva non è abbastanza lunga, è un pochino sbilanciato. Ti pesca ancora peggio, perché il peso stesso della deriva in fibra sulla testa del galleggiante tende a fartelo inclinare. Cioè, quindi il galleggiante fai più fatica a pescare con un galleggiante con l'antenna in fibra e la deriva in carbonio, mentre peschi molto meglio con l'antenna in fibra e la deriva in acciaio. Il galleggiante con la deriva in carbonio, per quanto mi riguarda, secondo me il galleggiante migliore è quello che ha l'antenna in plastica. Perché l'antenna in plastica o un'antenna cava addirittura, essendo molto leggera, non ti sbilancia il galleggiante. Cioè, quindi diciamo che il galleggiante con deriva in carbonio e antenna in plastica è un galleggiante che viene utilizzato molto spesso. Perfetto. C'è una situazione in cui hai lago con acqua ferma
e 2 metri di fondo. Un fondo di circa 2 metri, dove il pesce mangia quasi sempre appoggiato. Il pesce mangia appoggiato. E solo mangia soltanto con mais. Ah, guarda, se... Se mangia col mais, sicuramente va pasturato solo a mais. E stesso, magari, se avessimo anche dei disturbi di pesce piccolo che vogliamo evitarlo, potremmo anche pasturare molto più corto, intendo un metro e mezzo più corto rispetto alla linea di pesca. Possiamo utilizzare, ma possiamo pasturare anche con un po' di bigattini per togliere il pesce piccolo che potrebbe disturbare l'azione di pesca, mentre possiamo pasturare solo con il mais esattamente dove peschiamo, dove mettiamo il galleggiante. E pescando con il mais io farei delle lenze con dei pallini sicuramente non piccoli, cioè con circa 2 metri di fondo. Guarda, in condizioni ottimali, intendo in assenza di vento e acqua completamente ferma, si può tranquillamente pescare anche con dei galleggianti molto leggeri, 0,20-0,30. E in questo caso farei una lenza non eccessivamente aperta, una lenza massimo dai 20 ai 30 centimetri, adesso bisognerebbe capire un attimo anche il quantitativo di pesce che può mangiare. E utilizzerei dei pallini tutti uguali in questo caso, pallini, una lenza fatta con dei pallini, per dirti, su uno 0,30 metterei 4 pallini del 9 circa, 3 pallini del 9, 4 pallini del 9, considerando anche il peso del chicco del mais, e non credo che si debba pescare appoggiando molto l'esca sul fondo. Di solito quando si pesca con il mais, cioè quando hai appoggiato il chicco del mais massimo quei 5 cm sul fondo, è il massimo che puoi appoggiare. E sicuramente non utilizzerei un finale molto lungo, utilizzerei un finale massimo di 20 cm. Bene, bene, bene. Gianpaolo, che salutiamo, grazie intanto a tutti gli amici che ci stanno seguendo e scrivendo anche nei commenti. Fa piacere. E per essere performanti in acque commerciali. La ricetta magica qual è? Nelle acque commerciali, guarda, cioè, ci sono talmente tanti. Allora parliamo sempre di questo periodo, visto che insomma, altrimenti abbiamo talmente tante variabili. In questo periodo, secondo me, parlando di acque commerciali, dove i pesci che devi catturare per essere performante nelle ore di pesca, se si superano i 35-40 kg di pescato, sicuramente la pescata va impostata mais con degli ami che possono essere un 12, un 14 con un finale minimo del 14-16 e pasturando quasi esclusivamente a mais. Se parliamo di acque commerciali, dove invece la pescosità è inferiore e già con i 15 kg, 20 kg di pesce si può essere, in un'ottima posizione, si può valutare anche il bigattino. In questo caso però il problema del bigattino è che se noi utilizziamo degli ami troppo grossi facciamo fatica a catturare, perché i pesci delle acque commerciali sono eccessivamente furbi, cioè perché sono stati presi e rilasciati talmente tante volte, e pescando col bigattino diventa molto difficile da ingannarli, quindi sei costretto a utilizzare degli ami molto piccoli per il periodo in cui siamo. Poi devi utilizzare degli ami del 18, del massimo un 16, massimo un filo del 12 se vuoi cercare di catturare dei pesci, delle carpe nelle acque commerciali con il bigattino. Di conseguenza non possiamo arrivare ai pesi, intendo i pesi di 30-40 kg che potresti fare pescando con il mais, perché col mais puoi pescare con degli ami molto più grossi, dei fili molto più grossi. Perfetto, bene, grazie Ferruccio. Allora, c'è Luigi Di Livio che vi saluta, che ci saluta e dice: scusa il ritardo, ma festeggiavo il mio compleanno, perché è il suo compleanno. Vuoi fare gli auguri a Luigi, il nostro amico? Facciamo gli auguri allora
Luigi si chiama. Come si chiama? Luigi. Ah, Luigi. Allora, tanti auguri a Luigi. Tanti auguri da Ferruccio Gabba, caro Luigi Di Livio e da tutta Vice 99 Fishing. Buon compleanno a te. Abbiamo allora delle domande. Allora, da noi, garetta in carpodromo, si pesca a gala sempre a 13 metri, ma una regola non scritta, o sarebbe meglio seguire il pesce magari un po' più corto? Sì, non è un fatto di pescare a gala, è una pratica che si fa spesso nei laghi commerciali, soprattutto da adesso in avanti, da adesso fino a tutta l'estate, e lì dipende sempre dal tipo di lago in cui si va a pescare. Ci sono laghi dove si riesce ad ottenere risultati migliori pescando a galla, oppure laghi dove si ottengono risultati migliori pescando corto. Dipende sempre, secondo me, dal quantitativo di pesce presente nel lago. Cioè, sicuramente se non c'è un'eccessiva quantità di pesce, la pesca a galla io credo che sia più performante, e soprattutto se ci sono dei carassi. I carassi d'estate li peschi quasi esclusivamente a galla. E invece di contro, nei laghi dove ci sono carpe, anzi, e più grosse sono le carpe, più è facile trovarle sotto riva, potrebbe essere interessante anche la pescata corta. Chiaro che corta, io credo che principalmente la pesca corta nei laghi commerciali va fatta sicuramente col mais, perché riesce ad ingannarli un pochino meglio. Rispetto al bigattino, oppure se ci sono dei laghi dove si può utilizzare anche il pellet, sicuramente anche quel pellet potrebbe essere interessante. Bene. Fausto, una lenza da Cavedani per pescare a filo o leggermente staccato? Guarda, la lenza da Cavedani per pescare in questo modo è una lenza che molto simile a quella di cui parlavamo prima per pescare a galla. È una lenza che va fatta con, adesso dipende un pochino dalla grammatura che andiamo a utilizzare, dipende dalla profondità in cui peschiamo. Parlando di una lenza classica da Cavedani su di uno 0,10-0,20, io la farei con pallini tutti della stessa dimensione. Parlando di un galleggiante da 0,20, la farei tutta con dei pallini dell'11, quei 4-5 pallini dell'11, tutti alla stessa distanza, e il tutto in massimo 20 centimetri, e un finale anch'esso molto corto, finale da 20 centimetri, e proprio per cercare di avere al massimo la percezione di quando il cavedano attacca l'esca. Bene. Addirittura, se dobbiamo utilizzare delle lenze un pochino più pesanti, perché peschiamo in una maggiore profondità, cioè se dobbiamo utilizzare una lenza magari da 0,30-0,50, adesso dipende sempre in che profondità peschiamo, spesso possiamo fare anche una lenza che io la chiamo, in gergo viene chiamata al contrario, cioè con dei pallini più stretti nella parte bassa. Cioè pallini, sempre tutti dello stesso dimensioni, pallini, però magari parti con i primi pallini a 2-3 centimetri uno dall'altro e ti allarghi andando verso l'alto, in modo che la lenza quando cala più velocemente la parte terminale della lenza, e sempre utilizzando un finale molto corto. Questo sempre per avere la massima percezione del momento in cui il cavedano attacca l'esca, perché se noi facciamo una lenza, diciamo così, classica, cioè molto aperta, cioè aperta nella parte terminale e più chiusa nella parte sopra, diciamo, avremmo quel problema di cui parlavamo prima per pescare a galla. Tu avresti la parte alta della lenza che cala più velocemente della parte bassa, cioè quindi c'hai la lenza, la parte alta che è già arrivata quasi sul fondo, e la parte bassa, diciamo, che ancora deve calare. Se il pesce ti attacca l'esca in questo momento, la mangiata non la vedi. Certo. Ti ritrovi la classica camicia, il bigattino tutto masticato, tutto succhiato, e non hai visto la mangiata. Quindi certo, dobbiamo avere delle lenze che calano possibilmente la parte terminale o uguale o più veloce della parte superiore. Perfetto. Allora, ragazzi, scrivete tutto. Questo è un tutorial, mi raccomando. Ferruccio ci sta dando i consigli.
Caferuccio, poi diventano tutti bravi come te, che facciamo? No, ma che magari, no, ma... cioè, diciamo che, cioè, anzi, cioè, sono talmente tante variabili che mi è piaciuto questo nostro amico che ci ha detto che deve chiedere a Damiano Bottegoni. Condivido il parere. C'è quest'altra, allora, vediamo un po'. Con l'Italia è ferrata a vuoto dovuta alle scodate della pesca a galla. È considerabile stare leggermente il galleggiante? Sì, sì, diciamo che... sì, sicuramente un galleggiante troppo tarato quando peschiamo a galla o a filo fondo non è consigliabile, anzi. Soprattutto d'estate, quando comunque il pesce è abbastanza aggressivo. E, infatti... prima abbiamo anche detto che quando si pesca a galla, secondo il mio parere è meglio utilizzare un'antenna abbastanza importante come diametro, parliamo anche su un galleggiante magari da 0,20, un'antenna anche da 1,5 mm, 1,8 mm, proprio per il fatto che magari essendo un pochino più duro da far affondare, si possono evitare le diciamo così, di ferrare a vuoto quando appunto il pesce dà queste codate alla lenza, e abbiamo una possibilità in più di catturare un pesce in bocca, che è l'obiettivo, diciamo così, di tutti. Certo, certo. Allora c'è Franco. Ah, Franco. Ciao Franco. Che salutiamo. Ciao Franco, sì, grazie. Sì. Per quanto riguarda la pesca al cavedano, preferisci usare lenze dirette o con terminale? Ma guarda, allora, se la pesca è molto difficile e non abbiamo problemi magari di incagli, sicuramente la lenza diretta è sempre meglio di una lenza col terminale. La lenza diretta intanto pesca molto meglio, perché ti permette di utilizzare monofili più sottili anche nella madre lenza. Cioè, si possono fare delle lenze anche dirette con... parlando anche di fili dell'8, del 7, dell'8, e soprattutto quando peschi dei galleggianti molto leggeri, galleggianti anche nell'ordine dello 0,10, 0,005, 0,10, cioè sicuramente è più facile che farlo pescare bene i galleggianti utilizzando delle lenze dirette. Chiaro che se andiamo a pescare in un posto dove abbiamo il rischio di incagli, dove... magari peschiamo con delle grammature un pochino più generose, tipo lo 0,50, 0,70, possiamo fare anche una lenza utilizzando una madre lenza magari del 9 o del 10 e utilizzare finali un po' più piccoli, un po' più sottili. Ecco. Chiaro che la lenza, certo, diretta pesca sempre sicuramente meglio che la lenza col terminale. No, c'è Marco che ti chiede consigli per Adria. Sì, 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 sì. Guarda, Adria, allora, qui spaziamo proprio dalla lenza da leggera per i cavedani e le lenze per Adria. Guarda, l'Adria, anche questo è un campo di gara che va valutato di volta in volta. E, ultimamente per Adria si utilizzano delle lenze fatte con... io uso dei... una volta utilizzavo i pallettoni, adesso abbiamo delle torpille che mi aiutano anche... al fatto, perché poi ad Adria si creano spesso delle correnti col fatto che c'è anche la marea, influenzato anche dalle maree, si creano delle correnti che magari non sono uniformi, ma abbiamo la parte magari superiore più veloce, la parte sotto più lenta, cioè utilizzo delle torpille che mi aiutano al fatto che magari anche la lenza si aggrovigli di meno. E comunque la lenza per Adria va fatta, è una lenza partiamo dall'asola facciamo un esempio di un galleggiante di una vela da 10 grammi. Noi si utilizzano dei palini non eccessivamente grandi, cioè, ad esempio su un 10 grammi io metterei un palino del 7 come primo pallino vicino all'asola, e a circa 20 centimetri due palini del 7 e ad altri 20 centimetri il pallettone o come uso io ultimamente la torpina. E un finale, diciamo, circa quello che viene più utilizzato sui 25 centimetri. E la cosa molto molto importante per Adria è riuscire ad avere sempre l'appoggio giusto, perché ad Adria l'acqua continua a scendere e salire appunto per il fatto che il canale risente molto delle maree. E l'appoggio è molto importante.
diciamo che quando l'acqua non è eccessivamente veloce o addirittura ferma, noi sondiamo utilizzando le sonde da mettere sul primo pallino e diciamo che stacchiamo il primo pallino dal fondo quei 4-5 centimetri. Cioè il finale da 20 centimetri va sempre appoggiato per terra, anche in acqua ferma. E se l'acqua dovesse cominciare a correre di più, si arriva ad appoggiare anche il primo pallino, anche i 20 centimetri in più rispetto al primo pallino. Cioè alla fine vai ad appoggiare tutto il terminale più altri 20 centimetri, quindi si parla anche di 40-45 centimetri in appoggio. E, si usano principalmente galleggianti a vela, indipendentemente dalla velocità dell'acqua, galleggianti a vela che vanno dai 4 ai 25-30 grammi. E per Adria qui bisognerebbe fare una live a parte. Sì, una live dedicata esclusivamente a questo campo di gara, perché qui dopo entriamo nell'ordine, cioè nella meccanica, vabbè, della pastura, della terra, delle esche da utilizzare, del fui, certo. Grandi linee, si utilizza della pastura non eccessivamente bagnata, pastura abbastanza stretta, che però chiaramente deve arrivare sul fondo il più velocemente possibile, per cui va mescolata con la terra, cioè di solito si utilizzano 4 kg di pastura con 4 kg di terra, e che si utilizza principalmente per il fondo iniziale, a mano. E poi dopo si va a alimentare principalmente con terra, dove quando si può utilizzare il fuil, si utilizza chiaramente il fuil e un discreto quantitativo di esche spesso tagliate, ma tagliate anche molto da creare quasi una poltiglia, che con questa poltiglia ci vai a inumidire magari anche la terra. Magari certo. Che diventa anche abbastanza bagnata. Certo, c'è questo amico pescatore che ci scrive, ti lascio leggere il... Ah, però questo l'avevamo già risposto. No, perché aspetta, era un'altra, perdonami. Okay. Eccola questa, scusami. Secondo te al lago del team Mondolfo e Marotta possono mangiare a Centrovasca i bagigi? I bagigi sono i carassi, immagino. Ti ho visto lì in inverno, se sì, con il grano oppure con il bigatto. Ma guarda, io questo lago sì, ci ho pescato un po' di volte, è un bellissimo lago, molto tecnico, e io ci ho pescato d'inverno. D'inverno c'era la classica pescata fuori punta, utilizzando i classici 2 metri di filo dal galleggiante alla punta, e appoggiando un buon 15-20 centimetri sul fondo e principalmente pescando col bigattino con degli ami piccoli. In questo caso io ho pescato d'inverno, ripeto, e si è fatto con d'inverno, sì. Io d'inverno utilizzo, guarda, l'amo che secondo me è l'amo non plus ultra per la pesca invernale del laghetto, che è la serie 247 della Tubertini, che è un amo tondo a filo abbastanza sottile, cioè un amo senza ardiglione, molto leggero, ma veramente robusto, che fora tantissimo. Buono. E quando ho pescato in questo lago, ho pescato con un 20, mi ricordo, perché poi d'inverno spesso uso queste misure di amo, diciamo un 20, un 22, e con del filo dell'8 o del 9 e innescando spesso 2 bigattini. Certo. Oh, ci sono un po' di saluti anche da fare. Mi saluti, guarda, mi dovresti fare un paio di saluti che so che veramente ti hanno molto a cuore questa live, l'aspettavo. Uno è Dino Graziosi, sì? Ti saluto. Ciao Dino, ciao. Un altro è veramente un pescatore storico, grande qui del panorama romano, Fabrizio Cifariello, che ti sta... Ciao Fabrizio. Che ti... Grazie di averci seguito. Questa live l'aspettava. Allora, andiamo avanti. Sì. Pasquale, per le scardole con lenze ci consiglia Ferruccio un fiume un po' corrente? Fiume con poco corrente, 2,5 metri. Guarda, le scardole, sai, è un pesce che
ha delle abitudini del un comportamento molto simile al cavedano, cioè un pesce che tende a staccarsi dal fondo, e quindi di conseguenza direi che in un posto dove c'è poca corrente, 2 metri di profondità, penso che si debba pescare con delle lenze molto leggere, intendo okay. anche 0,30. Io penso che si peschino con i bigattini, credo, sai, non conoscendo il posto, vado per immaginazione. Okay. E sicuramente lenze leggere, 0,30, 0,50 massimo, anche meno, e lenze molto aperte, direi, aperte anche in 40-50 centimetri, finale da 25 centimetri, e anche qui utilizzerei dei pallini, io direi tutti uguali, proprio per evitare di avere degli angoli morti nella lenza. Non utilizzerei dei bulk, io farei una scalata di pallini, tutti uguali. Se utilizziamo un galleggiante da 0,30 metterai dei pallini dell'11, non metterei dei pallini troppo piccoli, non credo che per pescare delle scardole in un posto simile si debba appoggiare l'esca sul fondo, perché penso che soprattutto la scardola è un pesce che tende a staccarsi dal fondo, cioè va pescato sicuramente con la profondità che abbiamo, cioè se abbiamo i 2 metri di fondo dobbiamo sicuramente pescare con la lenza che arriva fino sul fondo, però penso che spesso si possano mangiare anche nella fase discendente dell'esca. Perfetto. Oh, c'è Stefano che apprezza e ci fa i complimenti, grazie. Quanto sono interessanti questi tutorial, complimenti, spero si facciano più spesso. Grazie Stefano, fa piacere. Siamo veramente contenti, Stefano, di questo tuo messaggio. Sicuramente Ferruccio lo sarà ancor più di più. No, davvero, mi fa piacere, guarda, perché sai, non è così facile, perché sai, cioè, parlando così in generale, è forse più difficile ancora che entrare nello specifico. Cioè, perché sarebbe più facile che uno ti dicesse, guarda, proviamo a parlare di questo posto. Che ne so, certo. Che potrebbe essere un posto magari che conosco, anche lo stesso Adria, che è la domanda che ci ha fatto l'ascoltatore di prima, il Cavo Lama. Però credo che sia sempre una bella occasione quando ti puoi interagire e relazionare con i pescatori, Ferruccio, quando ti fanno le domande. Guarda che alla fine, cioè, queste cose si fanno, ma anche carino, perché fa piacere a tutti, cioè, è la nostra passione, quindi parlare di pesca non si fa mai fatica, e soprattutto, cioè, fa piacere a tutti, guarda. Certo, allora leggiamo un attimo cosa dice Marco. Sì. Idrovia per fare dare su Gardon quanto si appoggia e pesca per divisa e fuori la parte. Ma guarda, allora, sicuramente per pescare dei Gardon non va mai appoggiata l'esca sul fondo. Cioè, diciamo che bisogna sondare, da lasciare, mettendo la sonda accanto all'amo, cioè si deve appoggiare al massimo quei 3 o 4 centimetri, quindi di conseguenza si può lasciare fuori dall'acqua solo il corpo del galleggiante, o dall'antenna al corpo del galleggiante. Ok. E le esche che i Gardon prediligono sono... tralasciando il fuil, che a volte comunque non è detto che sia molto più, diciamo così, catturante che le altre esche, però sicuramente sono i bigattini e i caster. Bigattini sia grandi che piccoli, cioè i pincherini oppure il bigattino normale, se non hanno una taglia eccessiva, cioè diciamo se fino ai 20-30 grammi come taglia, sicuramente il bigattino è un'esca molto interessante, soprattutto anche quelli piccoli, i raparini, anche un raparino solo. Se aumenta la taglia, che sono Gardon anche da oltre i 30 grammi, intendo 40, 50, arrivare fino a un etto, anche il caster stesso potrebbe essere un'esca molto interessante. A me è capitato di pescare dei Gardon soprattutto all'estero, nel nord Europa, dove ci sono pesci anche,
anche da 500-600 grammi e fare la differenza sia fiondando che innescando il caster. Ferruccio, parlando di estero, la pesca in acque commerciali all'estero, sì. Hai trovato delle differenze anche nell'approccio, nelle tattiche, nelle scelte della tecnica, eccetera? Sì. E se sì, sì, quali? E quando soprattutto ti hanno poi, diciamo, fatto anche fare una sorta di upgrade come agonista, sì, te stesso, come pescatore? Sì, 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 è vero. Sei cresciuto, diciamo, come bagaglio da questo? Sicuramente. Quando? Guarda, la mentalità che c'è all'estero è una mentalità, se così si può chiamare, più vincente rispetto a quella che abbiamo in Italia. Cioè, mi spiego meglio. Allora, le gare che ci sono all'estero, nel 99% dei casi, sono gare individuali, anche le gare che fanno loro a livello nazionale. Cioè, quindi, di conseguenza, se tu fai una gara a livello individuale, cioè, sì, ti miri più alla vittoria... alla vittoria rispetto a un piazzamento per la squadra, no? Di conseguenza. Quindi anche pescando in acque commerciali, loro spesso hanno un approccio alla ricerca del pesce, proprio del pesce d'Italia che li fa vincere. Cioè, loro mirano alla vittoria. Cioè, non pensano magari a un piazzamento intermedio per la squadra, ma anche proprio come istinto. Cioè, a loro interessa la vittoria, per loro non interessa. Cioè, arrivare secondi per loro non è importante. Cioè, vanno all in. Esatto, bravissimo. Di conseguenza, in questo modo, loro cercano sempre il pesce importante, il pesce d'Italia, e quindi hanno un approccio molto diverso dal nostro. Cioè, cercano sempre magari quell'approccio tipo, cioè, una pasturazione più mirata al pesce d'Italia, una pasturazione più, diciamo così, come posso dire, non molto continua. Cioè, proprio perché sanno che comunque il pesce d'Italia è un pesce molto sospettoso, parlando anche di carpe stesse. Cioè, quindi, cioè, loro hanno questo approccio, diciamo, che fanno spesso una pasturazione più importante all'inizio e poi aspettano proprio che l'avvicinarsi del pesce importante. E quindi magari non pescano neanche, cioè, a galla non ci pescano quasi mai. Diciamo che anche pescando sul fondo hanno un approccio, diciamo così, proprio più di attesa del pesce d'Italia. Io se vuoi ti racconto un aneddoto che mi è capitato tanti anni fa. Io ero non so se ti ricordi, c'era la fiera della pesca che a Reggio Emilia, e okay. E in concomitanza si pescava alla Vasca di Corbelli, che non so se tu hai mai sentito parlare di questo lago, che è un lago che purtroppo adesso non ci si pesca più, perché il proprietario, diciamo così, le società che lo gestivano... Non ci si pesca più, dai. Non ci si pesca più, va bene. Boh. E, diciamo che questo lago assomigliava a un carpodromo, però un lago molto grande. Io vidi pescare in questo lago Steve Gardner, quel famoso pescatore inglese che ha fatto tanti anni di nazionale, certo. E noi, cioè, io avrò fatto 100 gare in questo lago. Si pescava tutti a 13 metri, si pescava pasturando. Noi pescavamo pasturando con le palline di bighettini incollati lanciate con la fionda, pasturando, cioè, molto frequentemente, e si catturavano queste carpe che andavano dal chilo ai 2 kg e si facevano i 20 kg anche, no? E questa persona approcciò questa gara, io ero a vedere perché chiaramente non pescavo, perché ero comunque allo stand, e vidi questa persona che cominciò a pasturare con la scodella, che allora ancora non si utilizzava, no? La scodella sulla rubasia. Sì, sì. E pasturò con una discreta quantità sia di bigattini incollati che di mais all'inizio della gara, e si mise a pescare a circa 7-8 metri da riva con questa canna, con galleggiante anche di un peso abbastanza importante. Noi si pescava con 0,50-0,70, questa persona aveva un galleggiante da 1,5 grammi. Okay. E allora mi venne di dirgli: guarda che questa non è la pesca che si fa di solito in questo lago, cioè si pesca a 13 metri, si fa una pasturazione diversa, cioè si pastura più frequentemente. Lui si girò, perché ci conoscevamo comunque, no? Ci siamo già incontrati altre volte, e mi disse in inglese, c'erano i settori da 7 pescatori, e mi disse, no, adesso lo dico in italiano, lui me lo disse in inglese,
Fa, non, ma no, guarda, fa, non mi interessa, dice, fa, perché io fa, faccio una pesca che fa, o faccio il primo o faccio l'ultimo, ma non mi interessa. E io dico, benissimo, sì, allora fai l'ultimo, cioè se non ti interessa fai l'ultimo. Anche perché dopo un'ora questa persona era ancora cappotto, mentre tutti gli altri pescavano e prendevano delle carpette da mezzo chilo, un chilo, cioè avevano già 7-8 kg di pesce dopo un'ora, no? Ma certo. Vabbè, tanto che sono lì che guardo, aggancia un pesce, nel giro di 3 minuti, cioè quindi aveva anche secondo me un filo anche importante, un amo importante, riesce a guadagnarlo, era una carpa di 6 kg. E noi non avevamo mai visto un pesce così grande in questo. Beh, insomma, per farla breve, alla fine lui prese 6-7 pesci, fece più di 30 kg e alla fine doppiò addirittura il secondo. Certo. Cioè, quindi è proprio una mentalità completamente diversa. Che hanno queste persone rispetto alla nostra che abbiamo in Italia. Cioè, noi cerchiamo, siamo più, diciamo così, più cauti, cerchiamo sempre l'approccio meno rischioso, cercando anche di fare un piazzamento. Loro, cioè, loro non interessa, loro se vincono bene, cioè loro, il loro obiettivo è la vittoria, punto. Cioè, o vincono o non interessa arrivare ultimi, cioè, l'importante è vincere. E come tecnica di pesca, questo è l'approccio, diciamo, di strategia di gara. Sì. Proprio a livello tecnico, hai trovato degli spunti interessanti andando anche un po' fuori? Sì, sicuramente. Adesso, delle varianti. Adesso, senza dirle, diciamo, senza nominarle. No, ma senza entrare nello specifico, perché ce ne sono tantissime. Quindi consiglieresti di fare anche un po' qualche esperienza anche fuori dai confini? Ma sicuramente, cioè, diciamo che se uno ha la possibilità, magari giovane, che vuole fare un po' più di esperienza. Ma guarda, non c'è paragone, perché tu, cioè, se tu hai la possibilità di fare delle esperienze all'estero, come quella che abbiamo fatto noi 15 giorni fa, andare a fare il Walterland Master in Ungheria, tu hai la possibilità, pensa che in questa competizione erano presenti squadre, eravamo 43 squadre provenienti da 17 paesi diversi. Cioè, quindi già lì prova a pensare che lì ci sono, c'erano, cioè ti fai un'esperienza che è impagabile. Cioè, poi se ci vai con lo spirito critico, cioè che tu riesci, cioè hai la voglia di imparare, di vedere come approcciano la gara queste persone, cioè questi che hanno una mentalità diversa dalla nostra, cioè ti fai un'esperienza che ti arricchisce talmente tanto che ti serve sicuramente anche in Italia. Ascolta, ma anche a livello di importanza che si dà alla pesca agonistica, c'è una differenza con l'estero rispetto all'Italia? Sì, dipende un po' dai paesi, diciamo che non è dappertutto. Tipo, facciamo due esempi. Diciamo che vabbè, il paese dove la pesca agonistica è ai massimi livelli è l'Inghilterra. Diciamo che un pochino è calato, diciamo che anche là, diciamo che fino a qualche anno fa era ancora più sentita, però diciamo che l'agonismo è talmente sentito che lì sei ai massimi livelli, lì non viene trascurato niente. Un altro paese dove l'agonismo sta crescendo invece tantissimo è proprio l'Ungheria, i paesi dell'est in generale. In Ungheria mi dicevano appunto che negli ultimi tempi gli agonisti sono aumentati tantissimo, ci sono tanti ragazzi giovani, cioè, mi sembra di ritornare indietro di 30 anni qua da noi, quando c'era ancora, diciamo, proprio la voglia, quella voglia di arrivare, quella voglia di crescere, quella voglia di, diciamo che tanta gente aveva l'obiettivo di arrivare ai massimi livelli. Lì diciamo che c'è ancora questa mentalità. Ma nel corso degli anni qui si è persa, secondo te perché? Ma un po' si è persa perché si è persa un po' quel, secondo me un po', era un, chiamiamolo un po' l'illusione, quell'illusione da parte di tantissime persone di poter impostare anche una vita. C'è una vita sulla pesca, diciamo così. Invece adesso ci si è resi conto che comunque anche con la pesca non è che ci puoi campare. Cioè, quindi, in ogni caso, ci si è resi conto che la pesca è comunque un hobby. È un hobby, è un divertimento. La pesca ti serve per svagare, cioè per svagarti dalla settimana di lavoro. Cioè, non può diventare un lavoro. Cioè anche nella pesca... Questo dipende anche forse da quanto viene, diciamo,
pubblicizzata e messa a livello mediatico in risalto come, come attività sportiva, perché comunque è uno sport che a livello numerico coinvolge milioni di pescatori. Sì, 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 però probabilmente diciamo... forse non c'ha una visibilità alla pari di altri sport. Sì, sì, non c'è questa visibilità. Poi sai, comunque la pesca... Questo certo. Si traduce anche in sponsor esterni, attenzione. Certo, certo, certo. Poi sai, comunque, per il, già, solo per il fatto che tu comunque per praticare questo sport, chiamiamo diciamo così, sì. Cioè, tu devi comunque sfruttare, tra virgolette, un altro essere vivente che è il pesce. Cioè comunque hai delle persone che comunque questa cosa gli, potrebbe, gli può dar fastidio, quindi a volte ti potrebbero mettere anche persone fra le ruote. Cioè, parlo dei... non parte già col piede giusto, non no, è... effettivamente, già, diciamo che siamo già favoriti rispetto alla caccia, nel senso che la caccia tu comunque l'animale lo devi uccidere, cioè lì proprio sei punto. Parti proprio col piede sbagliato. Cioè la pesca, poi col fatto che magari comunque, cioè parlando anche di ecologia, cioè diciamo che il pescatore comunque io cerco di far capire quando parlo con certe persone che mi dicono ma voi maltrattate gli animali, non è vero, cioè alla fine comunque perché noi certo. Magari maltrattiamo qualche una percentuale degli animali, ma tutti gli altri cerchiamo di salvaguardarli, perché se noi ci spariscono i pesci abbiamo già finito certo. di praticare il nostro sport, cioè quindi certo. Cioè, è nostro interesse cioè cercare di fare in modo che le acque rimangono pulite, che i posti certo. rimangano, certo. Che non ci sia l'inquinamento. Cioè, per noi la salvaguardia dell'ambiente è fondamentale. Cioè, senti, quindi... invece come campi gara l'Italia, sia a livello di campi gara in acque naturali che commerciali, per sì. La Ruba Sien, sì. Come è messa e dove dovrebbe migliorare secondo te? Guarda, allora, secondo me in Italia siamo già messi molto, molto, e ripeto, molto bene, perché i campi di gara che noi abbiamo in Italia, all'estero, ce ne sono veramente pochi. Noi siamo messi come, bene. Sì. Come qualità, come organizzazione? Sì, un po' come tutto. Come pescosità? Sì, un po' per tutto, diciamo per come l'organizzazione. Tutto. Diciamo che quando noi organizziamo anche delle competizioni internazionali in Italia... gli agonisti stranieri ci fanno tutti i complimenti perché loro vengono quando vengono in Italia sanno che trovano sicuramente un'organizzazione più vicina alla perfezione possibile e sicuramente si divertono perché prendono dei pesci, cioè è difficilissimo che in Italia ti portano a fare un campionato del mondo dove fai fatica a prendere dei pesci, posti, campi gara accessibili. Io ti posso dire che ho pescato in posti all'estero che se li proponessimo in Italia, cioè i pescatori cioè, ti darebbero, cioè, non si avvicinerebbero neanche. Cioè posti dove l'uniformità era proprio all'ultimo posto, cioè, okay. Dove l'accessibilità è ancora peggio. Il fatto di non... Cioè, pensa che io ho pescato... Cioè, adesso parlavamo prima dell'Inghilterra. In Inghilterra sì. Adesso praticamente le gare vengono fatte solo in acque commerciali. Cioè, loro non hanno... Le acque libere non esistono più per loro. Cioè, hanno posti dove c'hanno delle acque veramente limpidissime, non esiste l'inquinamento, ma proprio per questo non esistono più neanche i pesci. Cioè, certo. Io l'ultima volta che pescai in Inghilterra fu a un campionato europeo dove in una settimana, cioè io presi un gardoncino, in tutta la settimana. Cioè quindi okay. Se tu pensi di portare, se tu dovessi portare un pescatore italiano in un posto del genere, cioè questo qua ti darebbe del matto. Cioè, certo. Noi spesso ci lamentiamo, ma in Italia siamo fortunati. Ferruccio, due parole, Ruba Sien, Casa d'Ubertini. Sì. Binomio che racchiude dietro tantissimo lavoro. Ma guarda, noi ci puntiamo tantissimo su questo attrezzo e anche perché siamo convinti che comunque sia, per quanto riguarda l'agonismo, l'attrezzo maggiormente utilizzato. Ci studiamo di continuo, cerchiamo di proporre gli articoli più performanti possibili, più affidabili possibili. Poi è chiaro che come diciamo anche l'altra volta, cioè ogni zona, ogni campo gara ha le proprie esigenze e avrebbe la necessità di avere un prodotto, in questo caso una Ruba Sien, studiata appositamente per pescare in un posto ben preciso. Questo non si può fare, bisogna fare un articolo comunque
che vada bene un pochino per pescare un po' dappertutto, ed è quello che cerchiamo di fare, ecco. Certo, certo. Lo staff che c'è dietro, ecco, in caso Dubertini, per spiegare un po' anche a chi ci ascolta, perché magari uno vede i prodotti al negozio e pensa che così cascano dal cielo, invece c'è dietro un lavoro. No, c'è uno studio ben preciso. Esatto, vogliamo spiegare in pillole cosa vuol dire arrivare a vedere quel prodotto al negozio? Ma guarda, noi abbiamo uno staff che è composto da tecnici, e principalmente lo studio tecnico è gestito da un ragazzo che è un ingegnere che si chiama Stefano Di Bo, è un ingegnere che lavora da tantissimi anni in questo campo, che conosce tutti i tessuti di carbonio che esistono, che conosce tutte le varie possibilità di accoppiamento di questi materiali. E poi abbiamo anche noi, cioè, diciamo così, i pescatori che possono testare questi prodotti, che possono dare dei consigli all'ingegnere per come devono essere, che caratteristiche devono avere questo tipo di prodotti, e per cui lui deve lavorare per cercare di dare a questi prodotti queste determinate caratteristiche. Poi dopo questi prodotti vanno testati e se diciamo così ci accorgiamo che questi prodotti vanno modificati, in un secondo momento cerchiamo di dare le informazioni possibili all'ingegnere in modo che lui possa modificarli in base alle nostre richieste. Poi c'è una cosa che così c'è anche il design, ovviamente viene studiato, ovviamente. Bello, è molto importante anche quello, perché anche quello non è certo. Anche il look ha notevole importanza. E quindi abbiamo anche dei due ragazzi che sono due grafici all'interno che studiano anche loro. Cioè, sempre cerchiamo di dare anche a loro le nozioni per sviluppare la grafica nel miglior modo possibile, però è molto importante anche questo tipo di lavoro, sicuramente. Certo, poi c'è una curiosità, c'è una sorta di collaudo finale ulteriore, diciamo, a fine lavoro? Sì, no, beh, certo, cioè diciamo che noi... Logo finale, logo finalissimo, tipo proprio l'ultimo test, diciamo. Sì, no, beh, allora, guarda, allora, prima viene fatto un primo campione, e il campione viene testato come primo campione, poi se è da modificare viene successivamente modificato, viene ritestato, quando diciamo così questo campione ci sembra che abbia le caratteristiche ottimali, viene fatta una preproduzione di 5-10 pezzi. Questi pezzi a loro volta vanno testati anche loro, quando le caratteristiche ci sembrano a posto, soprattutto l'affidabilità, la bilanciatura, perché bisogna provare non solo la canna intera, ma anche i vari kit. Cioè, quindi ho provato il kit da carpe nell'acqua commerciale con elastici e fili di un certo tipo, ho provato il kit più leggero a pescare magari con la vela in acqua corrente, ha pescato il kit quello più ancora più leggero per cercare, perché devi stendere le lenze leggere, insomma cerchiamo di testare nelle varie situazioni, e poi dopo quando c'è l'ok da parte di tutti si parte con la produzione. Si va sulla produzione vera e propria. Sì, Ferruccio, ne abbiamo dette su vari aspetti, cercando anche di rispondere agli amici pescatori, cosa fondamentale, perché poi questa live è dedicata a loro, certamente. Certo. E, possiamo tirare una linea, diciamo, e cercare di così descrivere a 360 gradi che cos'è la Ruba Zien in generale? Guarda, la Ruba Zien è un attrezzo che ti permette di avere il massimo della precisione, il massimo del controllo della lenza, ma proprio per questo penso che sia la tecnica più difficile in assoluto, perché tu vai a insidiare un pesce che comunque lo devi richiamare in un'area molto limitata,
devi richiamarlo comunque sotto a questo attrezzo, quindi che dove tu hai un galleggiante, hai già qualcosa, comunque hai nell'acqua qualcosa che crea un disturbo a questo pesce. Cioè, è vero che è molto, ti dà il massimo della precisione, il massimo del controllo della lenza, però nello stesso tempo, se non la utilizzi nel miglior modo possibile con tutte le caratteristiche che deve avere, rischia di essere addirittura quasi controproducente. Certo, perché comunque certo. Catturare un pesce con una bolognese, con un inglese, a una certa distanza, il pesce è molto meno diffidente. Cioè, quindi è tra virgolette più facile catturare un pesce a una certa distanza piuttosto che richiamarlo comunque vicino a te e sapendo che deve per forza venire in un determinato posto. Guarda, sarebbe bello poi alla fine di tutti questi tutorial, perché ricordiamo che i tutorial di pesca su Fishing Mountain Fishing abbracceranno tutte le tecniche di pesca. Certo. Anzi, approfittiamo, caro Ferruccio, ricordiamo agli amici pescatori che quello che state vedendo insieme alla prima live, per la quale chiediamo scusa, ma io avevo poca voce, lui aveva poco internet. Io avevo poca connessione. Abbiamo fatto una cosa. Vabbè, dai, un po' abbiamo migliorato, dai. Sì, dai, uno senza voce, uno senza internet. Sì. Comunque qualcosa siamo riusciti anche lì a fare. Però, detto questo, comunque tutto quello che state vedendo lo potete trovare sul sito vice99fishing.com, che è questo l'indirizzo qui su, dove c'è la pagina dedicata a Ferruccio Gabba, quindi avrete tutte e due le live consultabili, quindi mi raccomando, andate a visitare il nostro sito web. Detto questo, Ferruccio, sarebbe interessante poi fare una live finale con tutti i rappresentanti. Con tutti i rappresentanti, che ognuno cerca di... Così litigate tra voi, perché... Di sponsorizzare la propria tecnica. Sì, perché quando tu hai detto che le altre tecniche è più facile, mi si è accesa la lampada, hai detto, secondo me. Gli altri non saranno d'accordo, però... Sicuramente non sono d'accordo. È certo, perché ognuno ha una tecnica sua, dirà sempre che è la più difficile di tutte. La più difficile in assoluto. Però, dai, alla fine il bello è anche questo, Ferruccio. No, ma l'importante, guarda, alla fine tecnica, pasturazione, cioè l'importante è essere vicino dell'acqua e pescare, cercare di catturare dei pesci, perché alla fine... Guarda, c'è questo amico che dice la difficoltà è portare i pesci dove vuoi tu. Esatto, proprio guarda, questa frase racchiude proprio il senso della tecnica della Roubazien, che tu devi portare i pesci in un determinato posto sono loro che devono venire da te. Esatto, proprio questo. Beh, questo è il senso della Roubazien. Su questo oggettivamente non credo che è difficile darti torto, nel senso che hai un range abbastanza limitato e poi, come dicevamo nella prima puntata, non è soltanto il problema di portarli, è di mantenerli. Soprattutto di mantenerli, perché comunque tu, quando, cioè, anche solo il fatto che tu possa, diciamo così, catturarne uno o due o tre, cioè comunque crei sempre un disturbo per quelli che rimangono comunque, cioè che si stanno... Certo. Infatti, dico l'ultima cosa che magari secondo me potrebbe essere molto importante. Cioè, spesso, quando si pesca con la Roubazien, può essere molto importante preparare anche due posti diversi, due distanze diverse, proprio per questo motivo. Due linee. Che magari, perché tu hai la possibilità di, cambiando linea di pesca, io dico di lasciare riposare uno dei due posti. Cioè magari tu, anche solo il fatto che tu vada a pasturare, quando tu vai a pasturare a una determinata distanza, conviene magari spostarti, non disturbare più quella linea di pesca, in modo che il pesce tende ad avvicinarsi in modo meno sospettoso, per il fatto che, anche solo per il fatto che tu non ci stia sopra con la canna, certo, col galleggiante. È facile che tu, quando ti magari ci torni, trovi quei due o tre pesci, poi dopo ti devi rispostare un'altra volta. Cioè, questa è la difficoltà. Come no? Ferruccio, ma... per un pescatore che inizia adesso, iniziare con la Roubazien è una sorta di passo errato? Cioè c'è una specie di percorso che tu consigli? Inizia prima? Guarda, diciamo che sì. Cioè, diciamo che se uno deve proprio iniziare da zero... Ecco, la domanda è azzardato? Sì, secondo me sì.
perché comunque ti dico, la pesca con la rubasiana è una pesca, secondo me, molto difficile, proprio per questo motivo, che deve essere fatta nel modo più preciso possibile, non devi sbagliare nulla, devi avere già una certa padronanza anche di come muoverti, di come allungare la lenza, di come mettere la lenza in acqua. Cioè, secondo me, un pescatore che inizia ora, che non ha mai preso in mano una canna, che vuole iniziare a pescare, io consiglio di cominciare o con una canna fissa o con la bolognese. Cioè, secondo me sono le due tecniche che ti permettono di approcciare un po', cioè che riesci a capire anche un pochino meglio se fai degli errori. Se mi spiego, se tu ti avvicini a un posto, no? Inizi, hai un approccio a un certo tipo di spot, inizi a pasturare. Cioè, se tu hai in mano una bolognese, cioè tu puoi provare a dire, bah, provo a vedere se i pesci stanno esattamente dove ho pasturato, se stanno un metro più avanti, se stanno un metro più a destra, un metro a sinistra, cioè, hai capito, hai più un raggio d'azione più ampio. Cioè, allora lì riesci a capire un pochino meglio se fai degli errori. Con la rubasiena fai fatica, perché se tu pasturi in un determinato posto, e poi magari il pesce ti sta un metro più avanti e non riesci a pescarci, non capisci se hai fatto l'errore, se i pesci non ci sono perché non, effettivamente non ci sono in quel posto. Ma è Infatti, chiaro, è chiaro. io dico che se uno deve iniziare a pescare, è meglio che inizi a pescare o con una canna fissa o con una bolognese. Leggi Giampaolo, dice: in acque commerciali è importante spostare la linea di pesca nelle tre ore di gara. Invece poi Potrebbe c'è. essere, sì, potrebbe essere importante per il motivo che dicevamo Di che prima. dicevamo prima. Cioè, sì, perché magari il pesce, cioè, a pescarlo in un unico posto, a un'unica distanza, dopo un pochino potrebbe spaventarsi, di conseguenza sarebbe meglio provare una linea di pesca diversa. Magari prima di spostarsi, avere una posturazione un pochino più aggressiva in modo da lasciarlo riposare, ma comunque avendo della pastura sul fondo, insomma, ecco. Certo. Senti, per allenarsi, affondare nello stesso punto. E quello diciamo dell'allenamento. Dell'allenamento bisogna riuscire ad allenarsi per riuscire a tenere con la canna. Io parlo sempre di rubasiana in questo momento, c'è la canna con una mano e con l'altra la fionda, Bisogna quindi però diciamo anche scegliere la fionda giusta, perché a volte magari con una sicuramente, fionda sicuramente, non è che le cioè, fionde sono tutte uguali, eh. no, lì dipende appunto dal diametro degli elastici che hai, dipende dalle dimensioni anche dello scodellino, cioè Della dipende anche scodellina, quanto. Sì, certo, dipende quanto tipo di esche tu devi dare. Cioè, chiaramente se peschi d'inverno in un'acqua commerciale, cioè quando hai una fiondina di quelle con gli elastici sottili e lo scodino piccolino, cioè, se riesci a essere anche più preciso. Cioè, se devi buttare anche qualche chicco di mais, se riesci a essere più preciso. D'estate, che comunque va usato in quantitativi di esche maggiori, ti serve una importante. fionda con lo scodrino più grande e con degli elastici sicuramente più di diametro maggiore. Certo. Ferruccio, abbiamo fatto 1 ora e mezza di live, ma è Sì, volata, è volata. sì. E È volata, è volata, è poi volata. sì, abbiamo, guarda, ti dico, abbiamo parlato in generale di tante cose senza entrare nello specifico, perché ci sarebbero talmente Lo tante, so. tante. Cioè, entrando nello specifico diventa sempre più difficile, sempre più. Sì. Però dai, ne abbiamo dette parecchie comunque. Sì. Bene, Anzi, ne hai bene. dette, io ho fatto No, soltanto da no, no, tramite. dai, insieme. Ho fatto semplicemente da tramite, cercando di dare la possibilità a tanti amici pescatori di poterti fare delle domande e togliersi dei dubbi. E Certo. credo che lo scopo sia stato raggiunto, nel senso Ma che speriamo, dai, speriamo di avere dato qualche nozione che possa servire, e speriamo di avere magari fatto venire la voglia a qualcuno di andare a pescare, è la cosa importante. Certo. Allora, guarda, ci sono un sacco di saluti. Ecco, Stefano, quando si parla di pesca il tempo vola. Hai ragione, Stefano. È vero. Hai ragione. Ferruccio,
Dunque, leggiamo un attimo, aspettami. Allora, la magia della pastura. Vediamo questo. La magia della pastura posso fare la differenza in gara. Beh, ah, sì, qua entriamo anche qui in un campo che, guarda, ci sarebbe da dire tante di quelle cose. Guarda, allora, la pastura è sicuramente importante. Allora, io parto da darti, dico, lo dico proprio esattamente quello che penso. Allora, la pastura miracolosa non esiste. Vabbè. La pastura, cioè, non esistono degli ingredienti per cui qualsiasi tipo di pesce, qualsiasi tipo di in qualsiasi tipo di posto possa andare bene una pastura, che il pesce la mangia più di un'altra. Secondo me il pesce viene attirato principalmente dal prodotto, in questo caso, che è maggiormente utilizzato in un determinato posto. Cioè, dipende dall'abitudine che ha il pesce di mangiare una determinata cosa. Quindi, cioè, quando si affronta uno spot di pesca, bisognerebbe cercare di sapere quali sono i prodotti più utilizzati in quel determinato posto. Faccio un esempio, poi dopo proseguiamo sempre col discorso. Certo. Tantissimi anni fa, le alborelle le pescavi con delle pasture per cui l'ingrediente principale era la crisalide. Quando sono arrivati i carassi, in certi posti dove che utilizzavano le pasture, si è cominciato a utilizzare le pasture, quelle gialle da carassio, quando dovevi pescare le alborelle, era quasi meglio utilizzare la pastura da carassi gialla dolce piuttosto che quella con la crisalide, perché l'alborella si era abituata a mangiare quella lì. Cioè, quindi non esiste una pastura che a prescindere vada bene per qualsiasi tipo di pesce o qualsiasi tipo di posto. Quindi, cioè, bisogna capire qual è la pastura per cui un pesce che il pesce è abituato a mangiare. Poi, fatto questa premessa, secondo me la differenza fra una pastura e un'altra la fa nel 90% delle volte dalla meccanica, non dalla qualità della pastura stessa. Ossia, dimmi un po'. E la meccanica della pastura, che possono essere innumerevoli, le meccaniche delle pasture, cioè dipende da quanto la bagni, dipende dagli ingredienti, ma no, gli certo. Ingredienti che ci sono non è la qualità dell'ingrediente, ma dalla meccanica che gli crea a questa certo. Pastura. Cioè, faccio un esempio. Poi un'altra cosa molto importante, il peso specifico della pastura. Cioè, la pastura, certo. Cioè, una pastura che lega poco, che però ha un peso specifico molto alto, cioè che la palla arriva sul fondo, si apre abbastanza velocemente e ti crea un tappeto che rimane esclusivamente appoggiato sul fondo, è una pastura completamente diversa da una pastura che magari ha un peso specifico inferiore, che comunque si apre, ma tanti ingredienti tendono a salire in superficie. Cioè, può essere, allora, adesso faccio un esempio, per i carassi è sicuramente meglio la pastura che sta ferma sul fondo, che non si muove, per le brem è sicuramente meglio una pastura che continua a staccare delle particelle che salgono in superficie. Cioè, quindi la pastura va valutata, per quanto mi riguarda, quasi esclusivamente per la meccanica che ha, non tanto per gli ingredienti. Poi è chiaro che è tutto collegato, perché ci sono degli ingredienti che hanno una certa meccanica e gli ingredienti che hanno un'altra meccanica. Quindi il fatto che una pastura vada bene o non vada bene non è tanto uno può pensare, ma in questo ingrediente mi va bene perché questo ingrediente piace a quel tipo di pesce. No, cioè quel tipo di ingrediente lì dà alla pastura una meccanica che va bene per quel pesce lì. Non è che lui vuole che il pesce mangia quell'ingrediente lì, lo mangia perché si muove in un modo diverso da quell'altro. C'è anche, ad esempio, il fatto di aggiungere tanto tortone alla pastura da carassi. Non è che il carassio mangia il tortò. Cioè, per il carassio va bene l'ingrediente, il tortò, perché il tortò è un ingrediente che lega poco, è un ingrediente molto pesante come peso specifico, quindi che dà alla pastura un tipo di meccanica. Adesso faccio anche un altro esempio. Adesso non so se tu ne hai mai sentito parlare. La merda di piccione che viene utilizzata per pescare i gardoni all'estero. Cioè, no, sinceramente no. Non l'hai mai sentito parlare? Cioè, praticamente, adesso se si può dire, cioè praticamente... Ci mancherebbe.
Praticamente la pesca del Gardon, per la pesca del Gardon all'estero viene utilizzata la merda di piccione, cioè la merda, gli escrementi del piccione. Cioè ci sono degli allevamenti che producono, commercializzano gli escrementi. Commercializzano gli escrementi dei piccioni. In un primo momento si pensava, perché in tanti campi di gara all'estero ci sono tanti piccioni che vanno a cibarsi vicino all'acqua, e chiaramente questi qui praticamente hanno questi, gli escrementi che vanno dentro l'acqua, e il pesce si nutre di questi escrementi. Sì, certo. Ma il concetto non è questo. Il concetto è che praticamente questi escrementi hanno una consistenza tipo gelatinosa, e danno alla pastura questa consistenza molto gelatinosa, per cui diventa una pastura che si apre molto velocemente, ma questa specie di gelatina tiene incollata la pastura sul fondo. E di conseguenza, anche quando tu vai a mettere, perché poi il Gardon si nutre principalmente del fuil, tu vai a mettere, puoi mettere una quantità enorme di fuil dentro questa pastura fatta dove è stato aggiunto questi escrementi, e il fuil stesso rimane molto incollato sul fondo, per cui non ti fa entrare i pesciolini, quelli piccoli, ma ti fa entrare i Gardon, quelli di taglia. Madre. Il concetto è solo questo, non è che il pesce si ciba degli escrementi. No, è chiaro. Però c'è una proprietà elegante che è unica, diciamo. Esattamente. E questo è il concetto che vale per tutte le pasture, per tutti gli ingredienti delle pasture. Cioè, una pastura da brand deve avere una meccanica ben precisa. La pastura da carasso deve avere una meccanica ben precisa. La pastura da carpe altrettanto. Cioè, ma non sono gli ingredienti stessi che il pesce predilige. Sono gli ingredienti che danno una meccanica ben precisa ad ogni tipo di pastura. Ma mi sembra, alla fine di questo percorso che abbiamo fatto insieme, molto breve ma anche molto intenso, devo dire, molto interessante dal mio punto di vista, spero anche di chi ci ha guardato, che non c'è mai una sensazione, da quello che tu hai spiegato, del tipo proviamo, vediamo che cosa vado a pescare. Cioè tu devi avere le idee chiare molto prima di uscire da casa, non quando arrivi. Prima che esci da casa già sai che andrai a fare quel tipo di pesca. Sicuramente tu devi avere già tu devi avere già un'impostazione. Poi tu, quando vai a fare anche delle prove, come tu dici, ma vediamo quello che succede, non devi partire così. Tu devi fare delle prove ben precise, che già con un primo approccio al campo di gara, alla zona di pesca, tu hai già cioè elimini già, diciamo così, almeno il 50% delle variabili. Cioè, quindi non è che devi andare a caso. Cioè, tu fai una prova che dici, per cui mi deve servire per capire, per eliminare già almeno il 50% delle variabili. Scrematura, questo si leva. Se no non ha senso, se no con brancoli nel buio non ci salti più fuori. Certo. Cioè, io ti dico anche un'altra cosa, cioè il consiglio, tante volte mi chiedono dei consigli, ma andiamo a provare quel determinato campo di gara, non so, mi dicono, allora il primo giorno che terra, cioè possiamo, il primo giorno vorremmo, adesso parlo magari quando si vanno a pescare delle brame, e mi dicono, ma che terra usiamo? Ah, il primo giorno proviamo la somma, il secondo giorno proviamo la terra di fondo, il terzo giorno proviamo a mescolarle. No, sbagliatissimo, è la cosa più sbagliata che puoi fare, perché tu non ci capisci più niente. Tu devi usare la stessa terra tutti i giorni. Cioè, magari decidi di utilizzare una terra, magari 50% di terra di fondo, 50% di terra di somma, magari ci metti, non so, su 6-8 litri di terra ci metti un mezzo litro di bentonite per farlo legare un pochino, e poi tu tutti i giorni devi usare quella terra lì. Cioè, perché poi tutti i giorni, cioè un giorno la bagni un po' di più, un giorno la bagni un po' diversa, un giorno ci metti un po' più di fuil, un giorno ci metti un po' meno di fuil, però almeno con lo stesso prodotto, facendo diversi tipi di giorni di prove, riesci a capire un pochino quando prendi del pesce perché lo prendi. Se un giorno la bagni un po' di più, un giorno la bagni, dici, ma magari ci vuole un po' di bagnata. Ma se tu tutti i giorni mi cambi il prodotto, io non ci salto più fuori. Perché quel giorno che prendi i pesci, perché li ho presi?
li ho presi perché ho cambiato il prodotto, li ho presi perché l'ho bagnato di più, li ho presi perché ci ho messo più fuel, li ho presi, cioè non ci salti più fuori. Devi partire da dei concetti ben precisi, da dei concetti, diciamo così, devi sapere già che tipo di prodotto vai a utilizzare, poi dopo cercherai qualche variante, ma se te tutti i giorni mi cambi completamente i prodotti che usi, e cioè, non ci capisci più niente. Ferruccio, qualche nome di qualche giovane promettente in casa vostra? In casa nostra, ma sai, noi, cioè, ti posso dire, noi sono tutti promettenti, perché alla fine, cioè, noi quando cerchiamo di investire su un pescatore, è chiaro che ci dobbiamo credere, ci crediamo già dall'inizio, ma noi abbiamo, cioè, se tu pensi che noi abbiamo una squadra che è rimasta negli anni la squadra B, perché così è nata, ma che ha già vinto 3 campionati italiani, a squadre, cioè, che sono appunto Marcello Corradi, Lorenzo Bruscia e Giambrone, però, cioè, ho lasciato per ultimo Marco Genovesi perché non lo considero più un ragazzo, perché oramai anche lui ha già fatto... No, beh, scherzo. Però ti dico, questi 3 ragazzi che sono partiti veramente da giovani, che veramente, un po' di anni fa, hanno già vinto 3 campionati italiani, cioè, quindi questi 3 ragazzi, secondo me, per quanto mi riguarda, sono tra i più forti pescatori che ci sono adesso in Italia. Hanno caratteristiche differenti tra loro? Sì, completamente differenti, completamente. E guarda, se dovessi fare una foto di ognuno di loro? Allora, guarda, il pescatore, diciamo così, l'agonista, il pescatore più pescatore è sicuramente Giambrone, che è proprio il pescatore che ha l'istinto dell'acqua, che quando arriva, cioè, spesso lui riesce anche a trovare delle soluzioni che magari potrebbero sembrare estreme, ma è proprio, ha il vero senso dell'acqua. Okay. Poi c'è Marcello Corradi, che anche lui è una persona che valuta, un ragazzo che valuta tante alternative, ma è un attaccante nato, ma un attaccante proprio, cioè, che ecco, lui lo rivedo un pochino nella mentalità della mentalità europea, cioè, che cioè il pescatore che vuole vincere a tutti i costi, che battezza la gara o primo o ultimo, però spesso arriva primo. E poi invece c'è Bruscia, che lui è un po', diciamo, più calcolatore e tecnicamente veramente forte. Tecnicamente, penso che, ecco, forse lui tecnicamente è il più forte di tutti. Cioè, sì. più preciso, più metodico, cioè, il vero agonista. Buono. Però hanno delle caratteristiche un po' diverse, che però si vede si complementano a vicenda. E poi c'è Genovesi, che negli ultimi anni ha pescato con loro, che ha sempre pescato con loro, che fa un po' da collante, fa da chioccia. Si è creato veramente un bel film. Gruppo. Poi si vede in gara il gruppo. Sì, beh, la cosa principale è quella. E poi adesso quest'anno, diciamo che al posto di Genovesi abbiamo iniziato a inserire Matteo Crepaldi. Okay. Che lui è arrivato più tardi rispetto agli altri, che però anche lui è veramente forte, anche lui è un gran pescatore, molto senso dell'acqua anche lui, e che adesso quest'anno dovrebbe fare qualche gara insieme a loro al posto di Genovesi, perché quella secondo me dovrebbe essere la squadra su cui punteremo i prossimi anni come Tubertini. Buono. Allora, Ferruccio, abbiamo fatto praticamente una puntata doppia, cercando un po' di compensare quella dell'altra volta, che avevo avuto qualche leggero minuto di defaianze. Allora, questa sera abbiamo fatto veramente quasi 2 ore, ma è stato veramente un piacere. E voglio ringraziarti e chiederti, appunto, se vuoi fare un saluto agli amici di Antana Fishing, che hanno seguito queste 2 live in tua compagnia. Ma guarda, a me ha fatto molto piacere, perché mi sono divertito anch'io, perché parlare di pesca è sempre molto bello, anche in base alle domande che ti fanno, cioè capire se sei stato esauriente o meno. Certo. Voglio ringraziare tutti di averci seguito, e ti ringrazio te e ti faccio i complimenti per il tuo sito e grazie, per quello che fai per la pesca.
Beh, speriamo di... E speriamo di rivederci presto, esatto. Ma sicuramente ci rivedremo, dai. Certo, non mancherà occasione. Per quanto riguarda il tutorial di pesca, finisce qui questo spazio dedicato alla ruba sian con Ferruccio Gabba. Io ringrazio tutti gli amici di Vice99 Fishing che hanno seguito questi due tutorial che sono consultabili sul nostro sito web. Ringrazio Ferruccio per la sua disponibilità, ringrazio lui e la casa Dubertini, complimenti a tutti voi per tutto quello che state facendo, sia a livello agonistico che a livello anche commerciale, con tutti questi prodotti che abbiamo anche cercato di così spiegare e far capire anche quanto lavoro c'è dietro la creazione di un prodotto commerciale della pesca sportiva. Guarda, noi comunque, cioè, chiaramente il nostro lavoro, però guarda, secondo me noi siamo principalmente degli appassionati. Già dal titolare che sia Glauco che Lele, cioè loro vivono per la pesca, è il loro lavoro, ma guarda, tante volte si muovono proprio per l'amore che hanno per il nostro settore, non si muovono solo ed esclusivamente per un interesse o per a livello commerciale, cioè, sono degli appassionati proprio nel vero senso della parola, guarda. Certo, allora leggiamo velocemente due messaggi, un saluto dalla Sardegna, un saluto, ottimo tutorial, grazie. Giovanni lo conosco bene. Massimiliano, grazie mille a Ferruccio e Vice99 Fishing, complimenti Ferruccio Gabba, gran bella cosa. Beh, insomma, dai, tanti saluti. Beh, ovviamente quello che hai detto te è innegabile, sia Lele che Glauco ovviamente hanno una... tradizione, una passione che è alla base di tutto, se no quello che avete fatto e state facendo sarebbe francamente... In effetti, guarda, tante volte lo fai proprio per passione, guarda, perché irripetibile. Se non ci fosse dietro la passione, l'amore per questo settore, per la pesca, tante cose non avrebbero senso, cioè, però dai, ci piace e cerchiamo di andare avanti nel miglior modo possibile. E allora, avanti tutta così e grazie Ferruccio. Grazie ancora. Grazie anche per la tua pazienza, si vede da come racconti e parli di pesca, veramente l'amore che hai per questa disciplina. Soprattutto ti faccio i complimenti anche perché le tantissime domande sono segno anche di un ottimo feeling con gli amici pescatori che ci hanno seguito. Quindi ringrazio, fatemi ringraziare anche i gruppi Tubertini, Facebook, che hanno condiviso e rimandato i post. Non lo faccio quasi mai, mi scordo per mia negligenza, però li voglio ringraziare per la condivisione dei post che annunciavano questa live. Grazie Ferruccio, grazie ancora. Grazie a tutti, grazie ancora, grazie del tempo che ci avete dedicato. Complimenti, grazie. Allora, abbiamo avuto Ferruccio Gabba in diretta su Vice99 Fishing. Finisce qui questo tutorial di pesca. Vi ricordo, domani appuntamento imperdibile con la nazionale campione del mondo. Abbiamo CT Marino Poloniado agli Azzurri in diretta su Vice99 Fishing, ore 21, speciale Molise 22, il mondiale di pesca con esche artificiali da riva. Bene, direi con questo è tutto. Ci vediamo domani sera. Un saluto a tutti dal Vice. Ciao.